I offer my humble Offro i miei umili pranams saluti ai piedi di at your loto feet of our beloved del master, nostro Lord Sri amato Satya Sai maestro Baba, Bhagavanji Satya Sai Baba, Nimesh Sri Nimish Pandya. Bhai, all the young brothers and Saluto sisters, tutti i giovani, a very loving fratelli e Sairam to you. sorelle, un The last two amorevolissimo days, Sairam a voi. it's been a great Negli ultimi due festivity in giorni Prashanti si è svolta Nilayam, una grande festività, Prashanti because you all are Nilayam, here. perché tutti voi siete venuti qui. After Grazie. the first day, when Dopo after I aver addressed parlato a you, voi il primo giorno, I asked one question. ho posto una domanda. Quelli Those of you who haven't seen di voi che Baba, non hanno please raise visto your hands. Baba, per Almost, I don't know favore, whether you could turn back and see. alzate la vostra Most of you mano. are facing this Non so way. se riuscite a Almost 70-80% voltarvi e vedere of che them have almeno raised il their hands. 70-80% di voi ha alzato la mano. Believe me or not, Che ci crediate last o 2 days I'm meno, non unable to sono sleep riuscito a after that. dormire gli ultimi due giorni dopo quello. It is some inner È una joy. gioia I don't profonda. feel tired, I Non mi don't feel sentivo sleepy, though stanco, body non ero assonnato, nonostante il wants to corpo voleva sleep, but dormire. I'm unable to Ma non sleep sono stato in because, grado di dormire. as I said on that day, and I Perché, would like to come ho repeat again, detto quel giorno, e vorrei ripeterlo ancora, we had all, some of us had noi the tutti opportunity to abbiamo meet avuto Swami, l'opportunità di stare talk con to him, Swami, parlare con Lui e share our joys, condividere gioie share our sorrows, e preoccupazioni. be guided by him, Siamo be stati blessed by guidati e him. benedetti da Lui. We had everything and Abbiamo we avuto saw and we tutto, got and lo we followed abbiamo him. visto e seguito. 80% of them haven't seen L'80% di Swami, questi and ragazzi still non hanno visto you've Swami, chosen to be ma part ciò of us, nonostante avete you've scelto gathered di here. far parte di questa bellissima organizzazione. Definitely, E infine, if se two people were to si be compared, paragonassero due persone, the one who has seen colui che ha Swami visto Swami and e follows, colui and has not seen che ha visto Swami and Swami still e che follows, lo ha seguito e colui che non lo ha whom will we visto give ma lo much more? segue, a chi Person daremmo who più haven't voti? seen Swami La and persona still che non ha visto follows is Swami ma not che compared. segue, quindi l'80% di So voi 80% of you are è here qui who are ed into è Sai parte dell'organizzazione di Sai. organization. It's a great Ed è una blessing. grande benedizione, Great blessing that una grande Swami benedizione che has chosen you Swami vi and ha kept you very scelti young e and brought you raccolti into così this. giovani, portandovi Many qui. people, Molte they think persone you know pensano che 6 20s la after spiritualità retirement, si viva dopo la you will see in the pensione old age. o nell'età avanzata, But it is not ma non so. è così. Spirituality, La as Swami taught spiritualità, us, come ci is è a way stata of life. insegnata da Swami, And it è uno starts from stile di very, very vita e inizia from dall'età infant age itself. dell'infanzia. Se If a tree is un planted albero è in a very young storto age, fin it dalla cannot sua be tenera età, straightened in the non world. può essere It grows indirizzato back. nel mondo That's why Swami started his quando educational cresce. Ecco institutions. perché Swami ha iniziato gli And we istituti have educativi in e Prashanti Nilayam primary proprio a school right Prashanti from first Nilayam term. abbiamo la scuola Because only primaria, when perché a è child proprio quando is si dà la giusta given a good direzione ad direction, un bambino it will grow into a good egli citizen crescerà and a good come human un being. buon cittadino e un And buon essere seeing all of you, umano. it's been E vedere I voi just tutti telling Animesh qua, Bhai, l'ho appena detto a Animish my Pandya, heart swells up with il joy cuore si gonfia di gioia that so many of you are che here molti di now voi sono and qui, saying yes ora indeed. riuniti qui per All of you are able to speak, you have a parlare, forum to speak, avete un forum and per so many parlare good e the molti way di they voi are hanno uno articulating, stile the way they are able di to articolare, convey. avete una We have modalità so many di good young trasmettere. leaders who are coming. Abbiamo I molti think giovani many of leaders you che will be sono also arrivati there who qui. gets an Penso che molti di opportunity to voi be avete here. avuto l'opportunità di The essere qui. very fundamental Il vero principio principle which fondamentale propels this che questa organization into this organizzazione vast propone, questa organization vasta across the globe organizzazione is that intorno selfless attraverso il globo, è il that volontariato volunteerism is key for disinteressato, this organization. Why che è is la this such chiave a di questa unique organizzazione, perché and questa è un'organizzazione it is così big efforts. elevata, Anybody who unica, comes che into that it colpisce is tutti affects coloro che ne positively. vengono a Why? far parte. Because that Li infectious affascina whatever positivamente, is perché? a Perché è safer questo small medicine. contagioso, That is the perché key of this è world contagioso. that could be inspired by none other Attrae than only volontari God and Bhagavan altruisti Sri e Satya siete Sai tutti Baba ispirati himself. Nobody else solamente can da Dio e inspire. dallo stesso You have Bhagavan seen Sri Satya Sai institutions. Baba.
Nessun altro può ispirare. Abbiamo un certo numero di istituti che stanno facendo un buon lavoro, ma hanno questo tipo di energia positiva perché, a partire dal presidente di tutta l'India fino ad arrivare ai seva preposti al lavoro all'entrata dell'ashram, stanno tutti compiendo un servizio disinteressato ai piedi di loto di Bhagavan Shri Satya Sai Baba. E le persone oggi che non hanno potuto vedere Swami, ma Swami è con noi. Quando vedete un bambino, cosa ricordate? Cosa vedete? Quando si vede un bambino, ci deve essere sicuramente anche la madre o il padre, giusto? Quando vi capita di vedere un bambino, ci devono essere anche i genitori intorno. Quando vedete un libro, che cosa vi ricorda? Dovrebbe esserci un autore per un libro. Ogni volta che vedete un edificio, sapete che ci deve essere qualcuno che l'ha costruito. Tutto ciò che vedete in questa esistenza è stata apportata da qualcuno. Noi vediamo l'intero Brahman, ci deve essere qualcuno che ha costruito, ma dietro a tutto ciò c'è il divino invisibile, solo il potere di Dio. Quindi oggi qualsiasi cosa sentiamo, qualsiasi cosa vediamo, ascoltiamo, per favore ricordiamoci che c'è il divino invisibile che per noi è Bhagavan Shri Satya Sai Baba. Perché noi lo sperimentiamo, lo abbiamo conosciuto. E ieri pomeriggio abbiamo avuto questa sessione amorevole al Hillview Stadium. Ho avuto l'opportunità di stare nello stadio a vedere come gli studenti di 16-18 anni hanno iniziato l'evento. Spesso come volontari durante Narayana Seva, in occasione del compleanno di Bhagavan, sono stati fatti programmi di danze, di recitazione. Anch'io ho avuto l'opportunità di recitare due o tre ruoli. Una volta a Swami mi mise davanti a un danzatore perché io ero timoroso di danzare. Ed egli mi disse: starai di fronte a lui, così inizierai ad imparare. Come sapete, abbiamo istituti di musica, la banda universitaria. Così ho avuto la fortuna di suonare il flauto, ma ora non sarei in grado di farlo. Ho dimenticato tutto in quei giorni. Quindi abbiamo tantissimi bei ricordi e quindi ieri abbiamo avuto un bellissimo show di luci e tutti voi eravate colmi di gioia e entusiasmo. Ma è Swami che fa tutto questo, nessun altro lo fa. Solo Swami ci fa sentire la sua vicinanza nei nostri cuori, nessun altro può farlo. È Swami. E come voi tutti conoscete, il Wi-Fi è tutto intorno. Swami è come il wifi, è tutto intorno, noi dobbiamo solo collegarci in modo appropriato. Sapete, se avete un registratore, ovunque nell'aria ci sono canzoni. Cosa dovete fare? È sufficiente che vi sintonizzate per ascoltare la canzone. Solo quando vi sarete sintonizzati con Dio inizierete a sentire il meraviglioso suono di Dio. Quindi, è l'intera responsabilità ricade su di noi. Quindi avete avuto questa opportunità grandiosa di essere stati condotti da Bhagavan stesso in questa meravigliosa missione e avete energia e tempo. Voi potete fare dei cambiamenti, voi potete causare il cambiamento. Voi avete il potere, l'energia e la benedizione di Baba di portare un cambiamento nella società per una cosa che è necessario fare prima di portare il cambiamento all'esterno. Noi prima dobbiamo cambiare noi stessi. Questa mattina, Shri Nimish Pandia stava parlando nel Sai Kulwant e c'erano tutti i rappresentanti di Bhagavan. Ho visto tutti, ci sono stati grandi applausi. E ogni volta che ci sono dei rappresentanti di Bhagavan Shri Satya Sai Baba, tutti applaudono felicemente. Quindi, quando li vedete, non applaudite. Sì, dopo. When you say representatives, just don't clap. Then after that, think, okay, clapping is okay.
Va bene applaudire, ma come dovrebbero essere dei rappresentanti di Baba? Quando eravamo studenti, Baba stesso ci diceva: quando dite che Baba è nostra madre, nostro padre, no, io non voglio questo tipo di figli. Perché cosa direste se il figlio di un re venisse? Dovrebbe avere un certo tipo di qualità, di attributi, di caratteristiche, il modo in cui cammina, parla, in cui tratta le persone. Deve essere come un re. Se agite come una persona di strada, il re guadagnerebbe una cattiva reputazione. Swami dice: quando dite che siete miei figli, comportatevi come me, solo così si saprà che siete miei figli. Vi comportate come gente di strada e dite che siete figli miei. In questo modo otterrò una cattiva reputazione. Non voglio figli simili. Swami intende dire che quando rappresentate Bhagavan, per favore ricordatevi che abbiamo anche la responsabilità di essere come qualcuno che fa parte dell'organizzazione Satya Sai. E stamattina Nimish ha detto che Swami non vuole che qualcuno muoia per lui. Infatti, eravamo 50 o 60 bambini nella stanza dell'interview e Swami stava dicendo che eravamo indisciplinati e che non stavamo studiando adeguatamente. E qualcuno disse: Swami, non fa noi faremo qualsiasi cosa per te, potremmo anche morire per te. Saremmo pronti per qualsiasi cosa. E Swami disse: cosa posso fare con un corpo morto? Non ho bisogno di corpi morti. Egli disse: vivete per me e vivete il mio messaggio, solo allora diventeremo i rappresentanti di Bhagavan. Solo allora saremo i figli di Bhagavan, altrimenti non saremo in grado di fare nessun lavoro, nemmeno se rappresentiamo Swami. Quindi per favore ricordiamoci di queste piccole cose e vi dico ancora che sono molto felice di vedervi tutti. Forse negli anni futuri potremo interagire e per volere divino staremo insieme forse per più tempo, ma è un grande sentimento in questo viaggio spirituale. Siamo molto fortunati di avere dei giovani che vogliono impegnarsi, quindi anche noi abbiamo avuto una grande opportunità di essere ai suoi piedi in un'età molto giovane. Quindi è davvero una grande opportunità di vita. Quindi, per favore, aggrappatevi ad essa. Una volta che vi aggrappate a Baba, quando i problemi aumentano, non esiste vita senza alti e bassi. Non è possibile che vada sempre tutto liscio. Poche persone sarebbero così fortunate perché magari sono immuni a certe cose, potrebbero avere dei problemi ma non sentirne il peso. Ma ogni vita ne ha, perché quando c'è l'oceano ci sono anche le onde e allo stesso modo quando c'è vita ci sono alti e bassi, sempre. A volte ci si ammala, si hanno dei forti mal di testa, quindi non preoccupatevi dei problemi, ma affrontateli e non lasciate mai Swami. Non lasciate mai, mai Swami, perché Egli è l'amico migliore che potreste avere. Potete confinarlo a voi, potete avvicinarlo. Parlargli, purtroppo non possiamo conversare con lui, ma egli è l'amico più vicino che avete. Qualsiasi problema possiate avere, condividetelo con lui, niente è nascosto a lui, non è possibile nascondergli nulla. Quindi, qualsiasi problema possiate avere, oppure belle o brutte cose, condividetele con lui e vedrete come Swami lavora per voi. Oggi molta gente mi ha chiesto: ma come fai a svolgere così tanto lavoro? Come fai a organizzare e gestire tutto? Eppure sembri molto calmo. Non c'è nulla di grandioso qui, nulla di speciale nelle cose che facciamo. Tutto quello che facciamo è di essere qui e sappiamo che è Swami che gestisce ogni cosa. Nel momento che sai che è Swami che agisce e che non sei tu il fautore, l'autore, credetemi che si sente una pace e tutto funziona in modo liscio.
Quindi ricordatevi, non c'è problema, tenetelo a mente, Swami è il miglior amico, mantenetelo come vostro miglior amico, sia che siete parte dell'organizzazione oppure no. Qualunque sia la vostra parte nel mondo, consideratelo il miglior amico che avete mai avuto e la vostra vita sarà colma di felicità. Ci saranno alti e bassi, ma non ne sarete toccati perché Swami è lì. Oggi per milioni di persone che non conoscono Swami, che sono all'estero, in giro per il mondo e che non hanno potuto permettersi di venire qui, non si sono potuti permettere di acquistare un biglietto per venire qui a Prashanthi Nilayam, non hanno mai visto Swami, milioni di loro. È una speranza. Vedono una foto di Swami e si connettono a lui e anche Swami si connette a loro in molti luoghi. Infatti, recentemente ho viaggiato in diversi stati e ho visto molte persone che hanno raccontato della materializzazione di Vibhuti sulle foto di Swami. Accadono quindi molti miracoli. Sì, Dio è onnipresente e voi dovete credere al potere divino. E Dio è semplice. Noi non dobbiamo complicare niente. Non complicate per l'amor di Dio, non complicate le cose perché siete venuti qui e avete iniziato ad ascoltare la spiritualità. Non complicate le cose perché la spiritualità è semplice e Dio è semplice. Vi racconto un piccolo aneddoto. Andammo in un villaggio qui, anche Swami lo visitò. Stavamo facendo Grama Seva, avevamo finito tutto, alcuni bambini stavano andando a prendere il bus. Mentre stavamo tornando indietro, nelle 2 ore di viaggio, Swami ci chiamò e disse: "Questo ragazzo è venuto in bicicletta" e lo fece salire sull'autobus. Immaginatevi, all'improvviso mi sono innervosito. Sapete qual era il mio problema? Cominciai a pensare che se sarebbe, fosse salito sul bus, che fine avrebbe fatto la bicicletta? Quello fu il problema più grande che in quel momento stavo affrontando. Quindi mi feci coraggio e dissi a Swami: "Swami, cosa facciamo con la bicicletta?" E Swami disse: "Non c'è problema, la bicicletta la metti nel bus, perché non lo fai?" Quindi noi creiamo dei problemi pensando che siano grossi problemi, ma la soluzione è davvero semplice. Quindi in ogni cosa che vedete c'è tutta la semplicità di Dio. Vedete ogni parte di questo? La bellezza di Prashanti? Ogni centimetro di questo posto è santificato dal sacro tocco di Swami. Ogni centimetro di questa santa dimora. Ecco perché quando venite a Prashanti, il momento in cui entrate a Prashanti Nilayam, è la presa divina su di voi. Non è che avete bisogno di sapere o non necessitate di venire qui. Il momento in cui entrate in Prashanti e nel Sai Kulvantol, ho visto ministri piangere e singhiozzare, tanto che abbiamo dovuto dar loro dei fazzoletti perché non ne avevano portati. Infatti uno dei ministri ha iniziato a piangere dicendo: "Non so Ratnakar perché, non so, non lo sopporto, ma mi viene da piangere, non so nemmeno io perché sto piangendo." Io ero preoccupato, dissi, perché non sapevo il motivo, continuava a piangere e disse: "Non so perché sto facendo questo." Questa non è un'esperienza, è un'esperienza unica. Non è un'esperienza unica, ci sono milioni di persone che vengono e accade questo. Vi voglio raccontare un'altra cosa, voi giovani che siete qui oggi, vi racconto un segreto. Noi non sappiamo cosa stia facendo Swami, il numero di persone che sono venute a Prashanti Nilayam è maggiore di quanto Swami era fisicamente qui. Lo sapete questo? Il numero di persone che è venuto a Prashanti Nilayam è maggiore di quando Swami era fisicamente presente. Perché prima la gente veniva e soggiornava qui per 3 mesi o 6 settimane. Dall'India venivano, consegnavano la lettera a Swami, stavano 15 o 20 giorni e prima accadeva così. Ma oggi non è così. Ora andate a visitare i templi, andate a prendere il darshan, rimanete 3 giorni e poi partite. Quindi la gente calpesta questo terreno, viene un certo numero di persone in tutto l'anno che è maggiore rispetto ai tempi in cui Swami era fisicamente presente. So che potete pensare che stia dicendo una cosa strana. Com'è possibile che ci sia più gente ora di allora? Ma non è a causa di qualcuno. È la gloria di Bhagavan, è la sua gloria che fa cadere questo. E fatemi dire un'altra cosa, man mano che passano gli anni,
Saranno 10 o 100 volte in più rispetto a quando vedevamo Baba. Egli ci ha detto che siamo molto fortunati, che eravamo molto fortunati a venire a Prashanti nella nostra organizzazione. Swami ci diceva sempre: salite presto su questo treno, una volta che è partito non si fermerà per nessuno. Prendete presto questo treno, perché non c'è dubbio che una volta che il treno è partito raggiungerà la stazione, vi porterà. Swami diceva: questo accadrà. Egli dice, egli decide chi dovrà far parte di tutto questo. Egli diceva, tutti verranno in Sai Kulvantola. Swami diceva, tutti noi abbiamo avuto un posto di fronte a lui, perché la gente verrà e noi lo vedremo, questo accadrà. Siete molto fortunati, siamo molto fortunati di essere ai piedi di Loto di Swami. Prendetevi cura di voi stessi e siate sempre in contatto con Swami. Questo è un mantra che pratichiamo qui. Essere in contatto con Swami, al mattino salutare Swami, questo è ciò che dovete dire. Non preoccupatevi di dover rialzarvi alle 3 del mattino per fare una grande meditazione come vostra sadhana. Swami è semplice, connettetevi a lui. Se fate un'ora di sadhana e un'altra ora di meditazione forzata o qualcosa d'altro, ma poi vi dimenticate di lui, non ha senso. Piuttosto ricordatevi di lui durante la vostra vita quotidiana, qualsiasi cosa state facendo, rendetelo partecipe della vostra vita. Sarà meraviglioso e Dio vi benedirà. Noi speriamo che altre 3.000 o 4.000 persone abbiano l'opportunità di venire qui. Non vediamo l'ora, vero Nimish? Ameremo averli qui. Infatti, l'anno prossimo, 120-140 paesi, i presidenti dei centri verranno qui in luglio. Si sta già procedendo per la registrazione. Tutti i presidenti dei centri di tutto il globo verranno qui a Prashanti Nilayam il prossimo luglio 2023 ed è qualcosa che Swami stesso sta guidando. Voi partirete tra 3 giorni, noi abbiamo 365 giorni ed è un miracolo di Swami poter rimanere qui. Abbiamo una vita piena di esperienze divine. Nimish Pandya sarà qui il primo weekend di gennaio. Sapete chi verrà? Gli alunni dei Balvikas verranno qui ancora. 3.000 persone. Poi a febbraio cosa accadrà? Arriveranno 4.000 persone. Febbraio. 4.000 persone. Poi a giugno ci sarà ancora la conferenza dei Balvikas, degli insegnanti, mentre a luglio ci sarà una conferenza internazionale di tutti i presidenti dei centri del mondo. Ci sono eventi uno dietro l'altro, quindi abbiamo un'agenda ricca di molti eventi. E sapete che cosa ci sarà nel mezzo? L'organizzazione non vuole rimanere tranquilla, ci porteranno 10.000 persone. So now Srikakulam is coming for Bharti Yatra after you leave. Stavo controllando proprio ieri la mia agenda e l'ufficio mi ha detto che tutte le date fino a dicembre 2023 sono prenotate da voi. Sir, till December 2023 all the dates for you are booked. I said, what are you doing? Ho detto, ma cosa state facendo? Queste date sono tutte date con Swami, non è per noi. E noi gioiamo per questo. Venite per il Bharti Yatra. Sono felice di vedervi. Sono molto felice. Non so quando lui vuole che io mi fermi. Comunque, Dio vi benedice. È difficile lasciare tutti voi.
perché sentiamo che quando partirete domani mattina, quando noi verremo qui nel Kulvantola, molti di voi non ci saranno e quindi sentiremo un vuoto. E poi Shri Kulam tornerà e il mandir si riempirà ancora. E si continuerà in questo modo. A Natale arriveranno l'Australia e la Nuova Zelanda per Natale, ci sono tantissime prenotazioni. E poi per il nuovo anno arriveranno un gran numero di persone, gli alunni degli istituti Shri Satya Sai, in gran numero, Nimish, a tempo pieno. E noi siamo felici di lavorare a tempo pieno e pronti di fare tutto questo perché lo facciamo con gioia. Noi terremo al sicuro Prashanthi Nilayam, curandola per poter ricevere tutti voi al servizio di Swami. Che Swami vi benedica. Continuate a tornare qui. Questa è la vostra casa, la casa del vostro divino padre. Tornate nella casa di vostro padre divino, ancora e ancora. Che Swami vi benedica. Jai Sai Ram.